Amici di D-Day, appena arrivata in redazione la nuova Xbox 360 con hard disk da 250 giga. Non chiamatela Slim perché non è la PS3 Slim, non è nemmeno un Xbox Slim, Microsoft non vuole che si chiami così. È un nuovo modello, con un nuovo chipset, una nuova motherboard, nuove funzionalità come la connessione diretta con Kinect, il sistema di controllo basato appunto sulle gesture. Ha un hard disk da 250 giga, diverso, ha il wifi integrato e è più piccola e più silenziosa dell'altra. Vediamo cosa c'è dentro la scatola. La nuova scatola, vediamo, c'è una scatola con un design studiato apposta per farci vivere l'esperienza dell'unboxing. Subito troviamo manuale di Xbox Live e un quick setup. La console è la prima cosa che l'utente tocca. Mentre dentro il resto della confezione troviamo i cavi divisi. Qua c'è il cavo video con il classico adattatore, qua c'è il cavo d'alimentazione, all'interno troviamo le cuffiette col microfono per la chat, il controller wireless e l'alimentatore. L'alimentatore è più piccolo leggermente di quello montato sulla precedente Xbox ed è ovviamente di colore nero, è anche più leggero. Manca all'interno un cavo HDMI, se uno vuole fare una connessione HD o component non può farla perché il cavo HDMI va acquistato separatamente. Vediamo ora la console. Eccoci qua, le dimensioni come possiamo vedere sono decisamente più piccole. La superficie è lucida con la ventilazione posta ai lati, la superficie è un po' delicata, lascia un po' di ditate se la sporchiamo. Tasto di accensione, slot, USB frontali, connessione sul retro, porta AUX per Kinect, rete, 3 USB, HDMI e uscita digitale ottica.